Prosegue il lavoro di potenziamento della rete scolastica della città di Pagani. Si lavora su due fronti: la realizzazione di una scuola dell'infanzia a tre sezioni in Traversa Taurano, grazie ai fondi stanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e la riqualificazione dell'istituto scolastico Manzoni. Per la struttura nei pressi della villa comunale è in corso la valutazione delle offerte pervenute per la realizzazione dei lavori. La ditta sarà individuata entro il 16 dicembre. Abbiamo dovuto anticipare anche la programmazione dei lavori pubblici all'annualità 2022 perché sono arrivate le conferme e le anticipazioni sui finanziamenti del PNRR per quanto riguarda la scuola dell'infanzia. Sarà attraverso Taurana, praticamente nell'area PEP, quindi una zona dove praticamente c'è un'edilizia massiccia, ma per il momento i servizi erano carenti. Quindi iniziamo con la materna, che fa parte tutto di un progetto complessivo insieme ad una primaria. In cui stiamo aspettando che c'è stato già fatto il riparto da parte del Ministero della Pubblica Istruzione, però praticamente è la Regione Campania che poi dovrebbe fare gli avvisi. Per quanto riguarda la Manzoni, stanno già aprendo le buste, sono state escluse 3 imprese su 8, la commissione tecnica deve valutare l'offerta tecnica e l'offerta, poi l'offerta economica. Si prevede i tempi prima del 16 di dicembre, ci dovrebbe essere la giudica definitiva e quindi l'impresa che dovrebbe pure iniziare i lavori.